Beh, per come si era messa la partita, non può altro che soddisfarci, perché come ha detto giustamente lei, fino al 60esimo abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto soprattutto le iniziative della squadra avversaria. Diciamo che non abbiamo avuto proprio un approccio come abbiamo fatto di solito nelle ultime partite, un ottimo approccio. Un po' la situazione del primo gol, che l'arbitro ha indicato col braccio fallo laterale a favore nostro. Noi abbiamo dormito invece di andare a prendere la palla. Il giocatore del Giuliano, molto sveglio, ha battuto così, senza guardare quello che aveva fatto l'arbitro. L'arbitro poi ha fatto continuare, noi fermi e abbiamo preso il gol. Questo ci ha innervosito, ma non toglie assolutamente i meriti al Giuliano, perché forse da questo episodio è scaturito un primo tempo veramente al di sotto delle nostre possibilità e delle mie aspettative, perché avevamo preparato questa gara con la consapevolezza che trovavamo una squadra di fronte che non ci regalava nulla, e l'ha dimostrato anche oggi. Devo dire che poi all'intervallo ho chiarito alcuni punti con i ragazzi, cioè quello di restare in partita, di non disunirci. Perché il calcio mi insegna, con l'esperienza di oltre 23 anni di panchina, che questi tipi di partite si possono recuperare. E così è stato. Siamo stati bravi subito, appena abbiamo fatto i due cambi, ad accorciare le distanze. Poi sapevo che forse sotto l'aspetto, immaginavo, e così è stato, che sotto l'aspetto mentale il Giulianova potesse calare un pochettino, perché chiaramente anche loro avevano speso tanto, perché il caldo valeva per tutte e due. E ci siamo riversati nella loro metà campo, siamo riusciti a fare il 3-2, il 3-3, e poi insomma per noi è un risultato importante, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché andare ad affrontare mercoledì uno scontro così importante con il Pineto, con addosso una sconfitta di 3-0, sarebbe stata sul piano mentale molto pesante. Oggi invece, adesso dopo la partita, con un 3-3 in recupero, credo che sotto l'aspetto mentale possiamo stare sicuramente bene, ma non dobbiamo assolutamente ripetere l'errore che abbiamo fatto oggi, perché l'approccio non è stato dei migliori. Vabbè, un po' il caldo, un po' perché siamo anche corti, corti nel senso che a noi mancavano, vabbè, i due squalificati, Caso e De Cerchio, e sono due titolari, però poi si accorcia pure la panchina, per cui quando c'era bisogno magari di un ricambio più consistente, perché quelli che sono entrati tra l'altro hanno fatto bene, ma in ruoli che non erano neanche loro, per cui bisogna oltretutto anche ringraziarli. Solo questo, perché poi è stata una bella partita. Cioè, noi ci tenevamo a fare una bella partita nella riapertura dei tifosi sugli spalti e credo che loro si sono riconciliati bene, non solo verso, e sapevamo benissimo, i colori sociali del Giulianova, ma anche guardando una bella partita. Mister, per 60 minuti un grande Giulianova che, possiamo dirlo, non ha regalato e non regalerà nulla da qui alla fine del campionato. No, vabbè, ma si parla sempre di regali, oramai non esiste più, insomma, le partite si giocano, noi sul 3-0 abbiamo avuto delle opportunità buone anche per fare il quarto gol, uno va avanti, poi la nostra squadra è sempre stata da sempre una squadra molto giovane, anche oggi abbiamo iniziato con 8 under e abbiamo finito forse con 9-10 under, per cui come si fa a trattenere, no, la vitalità della giovane età? Loro lo stanno dimostrando anche perché si vogliono mettere in mostra e devo dire lo stanno facendo con pieno merito.